Avranno anche detto Absiti Nuria. Ma è comunque stupefacente scoprire come i francesi abbiano radicalmente mutato la funzione di molte delle loro chiese più caratteristiche per adattarle alle esigenze della vita commerciale. Quella che fu la chiesa di Saint-Valéry è diventata adesso un mercato coperto, dove la varietà dei pezzi esposti e il giro di interessi fra le navate ricordano l'ingiuria dei mercati del Tempio. Secondo i francesi, però, non bisogna vedere in questa trasformazione un'espressione di paganesimo. Ma in Francia, si è detto, si tratta di fenomeni frequenti, accentuatisi dopo la rivoluzione, quando molti dei templi divennero di proprietà di commercianti e artigiani. Come è successo anche in un paesino dalle parti di Parigi, a Saint-Lys, dove di una chiesa se n'è fatta addirittura una rimessa, l'officina di un meccanico, il locale di un carrozziere. Di fronte all'invasione di questi fenomeni di riadattamento, in Francia si è levato un coro di proteste, ma sono rimaste senza risposta. Gli antiquari hanno continuato a vendere oggetti preziosi, le merciaie i loro articoli, i salumieri le loro salsicce, i carrozzieri di Saint-Lys infine hanno continuato a dipingere le loro auto. Per loro, che in una chiesa si facciano affreschi o verniciature, è risultato del tutto indifferente. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.